Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuza Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio di Casa Supply. Io, ragazzi, mi scuso per la voce, l'ho detto già in tutti i video praticamente della settimana, però mi scuso, ma non sto bene. Allora. Siamo qui con la nostra Elide, oggi siamo con lei ragazzi e diciamo che questo come avrete potuto notare dal titolo è un episodio un po' particolare perché siamo nel passato ma anche nel futuro. Eh, vedrete, vedrete. Diciamo che al momento ci troviamo nel passato, cioè siamo a casa di Sergio che sta guardando un, una, diciamo un film d'azione e ha contattato Elide, l'ha proprio pregata ragazzi di raggiungerlo, quindi lei subito dopo il lavoro si è presentata qui perché lui deve assolutamente parlarle. Questo ragazzi immaginiamo eh, che sia il giorno prima dell'incontro, per questo dico siamo nel passato, perché questo è... Il giorno prima dell'incontro tra Edo e Sergio Noi ancora non sappiamo In che cosa consista il piano Che Camilla ha proposto a Sergio E che Ragazzi eh, Ha proposto a Sergio Perché comunque Glielo deve Cioè Sergio la sappiamo l'ha ingannata Come, come pochi eh, E glielo deve Perché comunque lui Cioè lei ha anche Uh, vi dico solo, anche molto fatto pressione uh, sul fatto se si porta via il bambino, lasceresti tuo figlio nelle mani di quella donna. Tu sai perfettamente com'è, va bene insomma, eccetera, eccetera. Quindi questo qua è praticamente l'incontro. Immaginiamo che c'è stato l'incontro tra Cami uh, e Sergio. Um, poi c'è stato questo incontro che vediamo oggi. E poi c'è stato l'incontro che avete visto almeno un paio di episodi fa, se non anche di più, ovvero quello fra Sergio ed Edo. È un po' tutto intrecciato. Però mi piaceva farla un po' come dire, intrecciata la questione. Quindi lei è arrivata, immaginiamo ora stia bussando. Quindi, lui smetterà di guardare la TV e verrà qui. E magari dirà: è aperto. Puoi, puoi entrare. Lei, ragazzi, è. Um... È un po' incavolata perché ovviamente lei sa tutta la verità Sa che il bambino è di Sergio Sa che... Um, lui non gliel'ha mai detto Cioè, ragazzi, scoprire che la persona comunque di cui tu ti sei invaghita Innamorata, perché poi sappiamo insomma che lei è, no? Così Sapere che il tuo fidanzato non ti ha detto una cosa così importante E eh, beh... Poi, per di più, se fatalità... Um, è il padre di tuo nipote e cavolo è ancora peggio quindi direi che ti cambi perché ti togli no? Um, togliti gli abiti che ecco che oh, no. e lei neanche lo saluta ragazzi viene qua e dice allora forza che cosa vuoi? e lui cercherà comunque di parlare con lei ragazzi perché vuole spiegarle il piano non dirà che il, il piano gliel'è di Camilla. Uh -huh. Dai, ti prego, uh, ti prego, guarda, um, cioè, voglio stare qua il meno tempo possibile, quindi spiegami che cosa vuoi. Senti, lo so che non ti ho regalato una giornata di sole con uh, ciò, tutto ciò che sei venuto a sapere, però ti prego, ascoltami, lui vuole, ragazzi, spiegarle. Il piano che, la, mm, che è di Camilla, non dicendo ovviamente che il piano è di Kami, perché Kami è stata molto chiara: ha detto non dovrai mai fare il mio nome. Io offro questa soluzione, secondo me è la soluzione migliore per tutti, però. Non fare il mio nome è stata proprio una scelta di Kami, ragazzi. Quindi non è che lui sta facendo, fra virgolette, um, l'infame anche in questo caso, nel, um, nel prendersi diciamo un merito che non è suo. No, è stata proprio lei a dirgli: Guarda, non, non voglio, non voglio che tu dica uh, nulla. Quindi siediti e chiacchiera qui, per favore. So che penserei che ho i tamburi nel cervello, è eh, un pochetto. Guarda, sì, sicuro, proprio caro mio, anche, anzi, nemmeno poco. Ti prego, io devo spiegarti una cosa. Diciamo che dovrò prendere l'auto e recarmi fuori città ad Oasis Springs. Capisci? E, Ora so che tu sei molto impegnata con il tuo lavoro da pittrice, però dovresti convincere tuo fratello a venire. Senti, stupido sciocco pipistrello, non so cosa hai in mente per rovinare ancora la vita di mio fratello, me non voglio più ascoltare palle, capito? Eh? Tu non hai idea dell'esplosione emotiva che hai... Causato nelle nostre vite? Tesoro, ma che cos'è un'esposizione emotiva? Non lo so um, Senti, lo so So che non vorrai mai darmi un cassettone a casa tua Però ti prego, ti giuro che questa volta ho buone intenzioni Mio, mio piccolo cupcake Senti, non ne sono il tuo piccolo cupcake Hai capito, Sergio? Eh? Non sono il cupcake di nessuno. Ti sei comportato in modo spregevole, ok? Quindi, no, non sono il tuo cupcake. E ancor meno avrai un cassettone in casa nostra. Sì, lo so. Um, non condivideremo il letto. Probabilmente non, non vorrai mai condividere il letto con me. Però ti prego, io ho questo piano, capisci? E non prevede un letto, eh? Meno male. Però mi serve il tuo aiuto, perché solo tu puoi convincere Edo. A recarsi ad Oasis Springs se io gli mandassi un SMS con il mio smartphone, non accetterebbe mai di incontrarmi, ma ho un piano per risolvere tutto. Senti? Eh, qua la musica è cambiata da un pezzo, capisci? Eh? E ci sono solo brutte note nelle nostre vite per ora? Eh E la colpa è tua. Se fossi stato onesto con me, lo so, sono stato perfido, pessimo, terribile. Però quello dopo tutto è anche mio figlio, la vita non è un gioco, io l'ho capito. Ok? Sì, certo, come no. Senti, l'unica mia colpa è stata essere innamorato, prima di incontrare te, ovviamente, certo, eh, della donna sbagliata. Senti, guarda, non mi interessano i tuoi discorsi da dinosauro, hai capito? Ma che c'entrano i dinosauri? Eh? Per me questo è solo uno sparlare, sparlare, sparlare. Le tue buffonate non voglio più starle ad ascoltare. Capisci? Non ci sarà mai niente fra noi due. Capisci? Mai niente di serio. Non è che andremo all'altare, capito? E lui, eh? No, beh, non è neanche la mia intenzione. Tu hai scatenato una guerra. Capisci? Hai scatenato una guerra. Non ci vuole certo una intelligenza superiore o fare una ricerca al computer per capirlo. E non mi conquisterai con una cenetta o un pranzetto, hai capito? Eh? Io sono irremovibile. Lui ti prego, guarda, preparo un, un tipo una bevanda calda, ne parliamo? So che sono stato un lama, ma ora ho la soluzione. Ho pensato a tutto. Sono stato un sacco dell'immondizia finora, ma quello è mio figlio e voglio rimediare perché non voglio che viva nell'immondizia come me. Vabbè, insomma, voglio dire. Sta casa fa schifo, è arredata proprio male, però non è che proprio vivi nell'immondizia ora, Sergio. Cioè, nel senso. Ad avercela tu, c'è una casetta come la tua, no? Oh, well. Se hai. Una storia da um, assurda come da romanzo da propormi lascia perdere E comunque non faremo mai una vita seria insieme io e te Mai un trasferimento, mai niente Quindi io voglio pensare solo alla mia arte e non voglio ascoltare un lama come te Hai capito? Si sì, è veramente incavolata ragazzi Lo so, con te ho sbagliato tutto Però ti prego Elide Ascoltami, ho un piano che può togliere dai guai Edo e che, come faccio a sapere che non è soltanto un'altra balla? Senti, lo so, sono. so che. posso sembrare un disco rotto, insomma. Um, non hai proprio vissuto con una bella musica in questo periodo, però. ti giuro che ho intenzioni sincere. pensi che quel sorriso ammagliante possa incantarmi? Beh, Tesoro, pare di sì, non è che. va bene, ok, voglio ascoltarti, ma non so se posso fidarmi, e non ho bisogno di una bevanda calda. Di quello che hai da dire. Guarda, io so tutto. Vuoi sapere? Vuoi le prove di come questa volta sono onesto e posso aiutare? Perché so perfettamente che lei è venuta, ha chiesto un... Um, alla fine ragazzi, è una, una specie di ricatto, quindi non una specie, è proprio un ricatto. Ha chiesto 200.000 simoleon per andarsene via, prendere un aereo e sparire. Io so tutto, ma conoscendo quella donna... Eh? Chissà dove metterà i suoi vestiti In quale cassettone Se veramente altrove Se resterà veramente qui E tu mio dolce muffin devi ascoltarmi Non era un cupcake prima? Vabbè Notare Ragazzi La faccia Cioè secondo me lei non sa Se deve fidarsi Però Il fatto che lui sia a conoscenza del piano di Penny E lo stia rivelando Comunque a lei, che già sa ovviamente, ma vedere che lui rivela il piano e che non cerca, no? Eh, vedete, ci sta pensando. Mm. Fosse la volta buona che ha messo la testa a posto. Eh, chi lo sa, tesoro. Questo è un bel mistero, non lo sappiamo, non lo, sapre non lo sapremo mai. <coughs> e quindi, forza dai, ti ascolto. Allora, Oasis Springs perché so che non pioverà. E non è un'idea um, un da romanzo. E ti prometto che risolta questa situazione parleremo pure del fatto se andare a vivere insieme o meno. Senti, ti prego, mh, al massimo potremmo andare a vedere una partita di baseball, ma non so neanche se voglio questo da te. E quindi i nostri sono qui, ragazzi. Lui sta raccontando il piano. <coughs> che ovviamente voi non potete sapere. Perché lo scoprirete. Soltanto nel prossimo episodio. Perché sì, nel prossimo episodio sveleremo. Finalmente il piano della, no del, della nostra Kami. Quindi quello che verrà messo in atto se Edo accetterà, ragazzi, eh. Se Edo accetterà perché potrei svelarvi il piano di Kami. Se verrà messo in atto quindi. Sia se verrà messo in atto quindi se Edo accetterà di metterlo in atto con l'aiuto di Sergio. O sia semplicemente raccontarvelo anche se Edo non accetterà. Eh, giustamente. Perché non è detto che Edo accetterà, noi siamo rimasti che Sergio voleva parlargli, ma accetterà? Non accetterà? Chi lo sa? E immaginiamo, ecco, che stia raccontando tutto. Vedete? La nostra ascolta con molta attenzione <coughs> quello che è il piano di Sergio, o meglio, quello che in realtà è il piano di Kami, ma lei non sa. Lei non sa che questo è il piano di Kami. E una volta, <coughs> scusate per la voce, una volta che avranno terminato di raccontare tutto, beh certo, il piano è geniale, non hai mica perso tempo a prendere mosche, sono rimasta veramente colpita. Diciamo che ora forse la situazione del letto potrei anche riconsiderarla. Dici davvero... Mio piccolo mazzo di rose, è eh, certo. <ride> e quindi ragazzi, ovviamente lui si fa avanti perché diciamo che lei poi non la vedo tanto tipa da trattenersi a lungo. Sussurrerà smancerie, flirterà con lei, amoreggerà e la bacerà ovviamente. <ride> Dopodiché le farà anche un massaggio perché... Eh ragazzi, lui è un Marpion. Il Marpion ragazzi. E guardate lei come ci sta. Perché sì, cioè, io credo che lei sia veramente, ragazzi, nonostante sappiamo com'è fatta, ecco, credo comunque che mh, sia veramente molto, ma molto presa da Sergio e quindi come dire vede che lui dopo che ha ascoltato il piano ha avuto modo comunque ragazzi di capire che lui veramente questa volta vuole <ride> rifarsi insomma no vuole farsi perdonare e quindi eccoli qua ditemi un po cosa ne pensate come coppia questa è la mia curiosità, eh. Indipendentemente dalla storia. Ma come coppia vi piacciono? Che ne dite? Fatemelo sapere perché sono curiosa. Cioè, vi piacciono più Elide e Sergio? O Kami e Sergio, ora tralasciando. Questo è proprio... Aspetta, uh, diciamo, giusto così per... Per capire. A questo punto lei, però... Oh, guardate che carini. A me piacciono molto, ragazzi. Vi dico la verità e lei farà una posa sexy perché, perché non la, me la fa una posa sexy è ovvio che me la fa eh, ragazzi manderà un bacio proponi le nozze sergio è già fidanzato ufficialmente è eh, quello il problema e, eh, e dov'è 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 ho visto due oh provo che è in modo flirtante ed infine ragazzi... Eh beh... Allora... Quel letto di cui parlavi prima. Eh beh ragazzi miei. Ragazzi miei, ragazzi miei, sì. Eh oh. Sergio me le conquista tutte comunque. Quindi... Lui le dirà qualcosa del tipo seguimi stendiamoci un po io e te certo sì, come no e eh, quindi sì ragazzi anche se la nostra era veramente furiosa diciamo che come dire lo ha perdonato diciamo così e quindi in questo giorno che Ricordiamoci, è passato. Cioè è avvenuto prima, no? Del, um, dell'incontro. Ecco, facciamo così, così capite: dell'incontro fra Sergio ed Edo, Elide ha passato tutta la notte con lui è rimasta qui in casa sua. Perché ho immaginato che Joaquin magari sia partito per qualche tour. No? Sappiamo che lui comunque con la musica, ragazzi. Quindi ehm, lei è rimasta tutta la notte con Sergio, e ora direi che è arrivato il momento di fare un salto nel futuro. Siamo stati nel passato e ora è arrivato il momento di fare un salto nel futuro. E sono passati, ragazzi. Almeno due o tre mesi da quell'incontro. Tra Serge ed Elide, l'incontro in cui, appunto, come abbiamo visto, Serge ha svelato il piano. E quindi, sì, siamo nel futuro, siamo tre mesi avanti. E come potete vedere, il futuro è questo: siamo a casa dei suppli, ah? <ride> i suppli diciamo fra virgolette originali, quelli da cui tutto ha avuto inizio, e, um, e c'è la nostra. Anna Lucia come potete vedere che sta preparando la colazione, abbiamo Enrico che è, si è presentato come potete vedere di buon'ora a svegliare suo figlio del tipo dai oh avevamo detto che andavamo ad allenarci quindi cambia abito, ehm, indossa qualcosa di più pesante ecco, ma no questo scusami, eh, buonanotte anche a me ragazzi, questo e quindi i nostri vanno ad allenarsi perché fortunatamente il tempo diciamo che tiene. E sì, la nostra Elide vive qui. E ci sono anche due bimbi, come potete vedere. Allora dunque iniziamo, tu vai e tu vai. Forza tutti e due ad allenarvi questi erano i patti tesoro. No, non mangiare, aspettali almeno non ti puoi distrarre un attimo, ragazzi. E, um, e quindi sì, la nostra ha preparato la colazione per tutti, questo. Lo... Guarda, ripulisci sto coso. Ti prego. E quindi, sì, ragazzi, lei vive qui. Cosa sarà successo quindi? Per quanto concerne il piano di Sergio. Ed Edo. L'avranno attuato, sarà andato a buon fine. Noi ancora non sappiamo qual è il piano. Ed è domenica e come potete vedere qui abbiamo il piccolo Giacomo, che ricordo è il figlio di Erminia e Dario, e sta qui. Dorme perché il ristorante è aperto e i suoi genitori lavorano. E c'è anche la piccola Sabina, che è la sua sorellina, che l'altra volta non vi avevo presentato, che sta qui, dorme in camera dei nonni. Buona buona per ora, Un bel caratterino anche lei, quindi magari io immagino verrà a svegliarla per dirle tesoro. Guarda, è pronta la colazione. Io non vi dico, ragazzi, cosa è successo e come mai la nostra Elide vive qui. Eh, però, tesoro. Magari ecco, sì, lei è flirtante perennemente, ragazzi, quindi cambia abito. E la madre, ma indossa qualcosa? Cioè, copriti. Santo cielo, in effetti, non ha tutte, tutti i torti, tesoro. Indossa qualcosa. E lei, manda la colazione è pronta. Ed è lì, ragazzi. È un periodo: ora al di là della fame, ma è un periodo che non sta proprio tanto bene. Eh sì, non sta bene. Quindi, mentre la nostra si siederà qui, perché quando fanno colazione. Ovvio che si sedono qui. Voi avete già finito. Ammazza, sta una corsetta rapida. Loro sono tornati. Vabbè, si sa, si fa colazione in famiglia. Quindi, tu usa fatti una doccia riflessiva perché tu sei il, il più riflessivo di tutti. Tu pure sei tornato quindi fatti una doccia, poi verrai a mangiare, e secondo me si accomodano qua per attendere anche gli altri per fare colazione. Eh sì ragazzi diciamo che è un po' così Vogliamo andare a chiamare anche Giacomo? E lui sta ancora dormendo quindi dai puoi alzarti Giacomo ovviamente ragazzi dorme in camera di Edo Quindi immagino che lei gli rimbocca le coperte Ma più che altro per svegliarlo ragazzi Del tipo amore della nonna vieni guarda che sono le nove già passate Stiamo aspettando te per fare colazione Cesaro, buongiorno. Svegliati, su. Dai, guarda che ti aspettiamo di là. Lo sai che il nonno non ama i ritardatari. Va bene, arrivo, arrivo. E quindi sì, anche lui, ragazzi. Siediti qua, Patato. Raggiunge la zia e è il caso di svegliare anche la piccolina. Nonna, occupatene tu perché... Sei tu che te ne occupi, lo sappiamo. E lui, ragazzi, ma stai così proprio? Eh, vabbè, che sei il figo del bigonzo, però insomma, non mi pare il caso. Investiti per copriti perché fa frio. E ovviamente, lui rigorosamente seduto a capotavola. Tu ti sei, ti sei, vabbè, già meglio di, di tua sorella, stai, e anche tu seduto qua. E ovviamente il nonno, allora giovanotto inizierà, no? Sì, eh, il mercato delle pulci non ce ne frega niente. Secondo me... Devi andare in bagno, tesoro. Chiedete la scuola, Edoardo. Edoardo eh, chiama sua sorella. Tesoro, devi andare in bagno. Eh no, ragazzi. Non sta bene. Io ve l'ho detto che non sta bene per niente la nostra Elide, come potete vedere. L'immagine non sarà dei migliori, ma Elide non sta bene. Ce l'hai fatta tu intanto? Eh? Porta patatosa qua. Insegnare a usare il vasino e qua il nonno. Allora nipote come va? Come sta andando la scuola? Eh? Mi raccomando... Eh? Non devi fare tardi quando lo scuola passa a prenderti. Sì, no, non ma adesso possiamo fare colazione, sono affamato, vorrei una torta. È eh, addirittura patato, no. Una torta intera, no. Chi è? Eh, Sergio la sta chiamando. Ma lei vive qui ora. E si siederà qui. Quello patato non è il tuo posto, sediti qua tu. E la nonna appena ha fatto... Mette Sabina qui e le dà la bevanda. Le darà del latte. Eh Avete sentito che è freddo? Piuttosto, ma tu non stai coperta, sta dicendo a sua figlia. Nonno, non fare il lagnoso. E lui, ragazzi, che vede, vedete, sua sorella un po'... con un'espressione un po' strana. È preoccupata la nostra Elide. È preoccupata, guardate, ragazzi. E lui non è abituato a vedere sua sorella così. Non è abituato, quindi secondo me un po' indagherà. Del tipo... Ma chi hai quella faccia? Sei bella come il sole, come tutti i giorni Discuterà dell'umore di disagio È successo qualcosa? Eh? Ascolta il nonno Il nonno ha fatto la guerra Sa di cosa parla, vabbè, ok E lui ovviamente vede che sua sorella è così Ma stai bene eh, Dovresti metterti un paio di occhiali per coprire quelle occhiaie Sì, vabbè eh, tesoro, mettetevi seduti ai vostri posti. Non mi scombussolate. Tutto, vi prego. Siediti qua. Puoi chiacchierare con tuo fratello anche seduta qua. Nonna, come ce la stiamo cavando? È lunga qua la faccenda. Mamma mia, ragazzi, il vasino è peggio di un parto, vi giuro. Eh, però direi che è il caso intanto di mangiare qualcosa. Se no, qua la colazione diventa il pranzo. Quindi prendi una porzione e poi siediti. Lei, ragazzi, non si sente bene, però. Ovviamente sua madre ha preparato, non sia mai che non. non prende una porzione, eh. E non nonno sta dicendo: L'hai fatta colazione? Lo sai che per crescere e diventare tosto come tuo nonno, come una statua, devi fare colazione la mattina? È eh, certo, ovvio. E poi ti sei di qua, patato. E lui, guarda, non mi sembri dell'umore di far festa, insomma, faville, ma. Che, che cos'hai? Sei strana. Eh, cercherà di rallegrarla. Eh, perché ti manca la città? Immaginiamo di essere lui. Eh, dai, mangia qualcosa. Qualcosa di dolce ti farà star meglio. Ma non lo so, sai, un periodo mi sento strana. Io voglio tornare a vivere a casa mia, nonno. Quando ci torno? Eh, beh, il fine settimana stai con i nonni. Purtroppo è così. E quindi sì, ragazzi, la nostra vive. E lei, nonno, nonno, vabbè, ragazzi, eh. Piccola demonietto. Eh, lo so, Patata, dai, non essere triste. E seduti qua. Eh, tu sei rimasta traumatizzata, tesoro? Immagino. E quindi tutti che chiacchierano, ragazzi, tutti che chiacchierano. Perché questa è casa, suppli, ovviamente, la mattina. Chiedi della giornata. Chiederà anche a lei, tesoro. Allora, ma il lavoro? Come sta andando? Eh, perché. Diciamo che ora che vive qui farà una conversazione profonda. E quindi sì, ragazzi, c'è un casino in casa su Pli ogni giorno. Dove stai andando tu, caro? Eh sì, tutti che si prendono cura di tutti. Non fare i capricci, Già sta dicendo lui. Eh, ragazzi, è un po' capricciosetta. Si è svegliata, vedete, è già stanca. Nonno, coccolala un pochino, per favore. Raccontale una storia, magari, guarda. Eh, loro stanno parlando, lei dice "Mamma, ma tutto bene?". Però sai, sì, un po' mi manca la città. Eh, fai la brava, se no quando arriva il tuo compleanno, eh, il nonno non ti regala la volpe che hai chiesto. Eh, certo, mi sembra giusto. La bambina ha chiesto una volpe. E quindi seduti qua, ragazzi, insomma, in casa su lì c'è sempre movimento, al mattino, alla sera, a qualunque ora. Eh, eh sì, diciamo che eh, la nostra vive qui. Tu fai il bravo ometto, ripulisci. Chi ti sta chiamando, tesoro? Se voglio andare a casa sua, eh. No, non è il momento, Edo. Non è il momento di venire a casa tua. Perché adesso noi siamo qua, fai una cosa, Patato Riponi. E la famiglia sta qui e stanno chiacchierando. Patata, tu... È il caso che il nonno ti mette un po' a letto di nuovo. Però no, facciamo che... Aspetta, aspetta. Facciamo che ti legge per, farti, per farla addormentare, ragazzi, perché la favola è proprio, come dire, no? Obbligatoria. Eh, qua macello, ragazzi, mamma mia, un disastro. Qua eh, è l'unico bagno in comune, diciamo, vabbè, vai nel bagno dei nonni. E quindi, sì, come avete potuto vedere, la nostra, ragazzi, sta qui. Mamma guarda, non sto bene, tesoro, ma ti vedo che sei pallida. Dovresti riposare, forse lavori troppo. Eh, ragazzi, è questo il motivo, in realtà. Non si tratta di lavorare troppo, la nostra ha questo timore. Sono trascorsi due o tre mesi ed è un po' strana per questo motivo. Perché tu ripulisci? È perché ragazzi ha un ritardo, diciamo, e quindi, come dire, teme. Non dico altro, teme, teme che l'incontro con Sergio di due o tre mesi fa abbia dato diciamo dei frutti inattesi perché lei assolutamente non è ciò che voleva, patata però dormi, nonno ti ha letto la favola, dai dormi, caro tu vai qua, fai un pasto veloce io immagino potresti Dov'è? 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 Ecco, un bel succo d'arancia, mentre invece, visto che tu potresti dondolare, il tempo tiene, ragazzi. Quindi vai a giocare fuori, e tu, tesoro. Invece eh è... con tutta questa gente in casa, usa, ma non ha il coraggio, ragazzi, di fare il test. Non ha il coraggio, non ce l'ha proprio. Eh perché dovrebbe spiegare poi A parte che è fifona Non vuole sapere la, qual è la verità E poi dovrebbe dare una spiegazione Se fosse come lei Immagina E sarà così ragazzi Secondo voi Elide sarà effettivamente incinta E cosa accadrà Quando Edo lo scoprirà Eh ragazzi Al solito in casa su Plee, La vita Non è mai noiosa Mai e vai e poi guarda il canale attuale. Lascialo lì, caro. Non ci penso io, non preoccuparti. Bravo, ci penso io, lascia giù. Ecco. E quindi, mentre i nostri sono qui che guardano, eh, magari fa il complimento. Del tipo, eh, te la sei cavata oggi. Ma non reggi il passo di tuo padre, eh, certo tesoro tu abiti e cambia abito perché fa frio non so se l'hai notato ecco direi che è proprio il caso e lei vedete è sempre stanca è eh, eh, da di stomaco è stanca ragazzi quindi eh, i suoi timori diciamo fai un pisolino potrebbero essere fondati cioè la nostra potrebbe effettivamente essere rimasta incinta ma sarà così ragazzi Sarà veramente rimasta incinta. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Perché con i nostri suppli che sono qui: c'è chiacch chi chiacchiera, c'è chi gioca fuori, c'è chi sta dormendo, c'è chi ovviamente dovrà, ragazzi, dedicarsi, eh, c'è so parecchia gente in casa, quindi la nostra Anna Lucia ha molto da fare. Quindi ora si dedicherà eh, alle pulizie. Direi che noi, ragazzi. Possiamo fermarci qua per questo episodio. Eh, non lo scopriamo adesso se la nostra Elide è in attesa o meno. Dovrete attendere. Perché sì, perché io sono un po' infame, quindi vi faccio attendere. Eh, lo so, lo so, non, non odiatemi, ma è così. Quindi ragazzi, il prossimo episodio sarà anche l'ultimo. Di questa prima generazione, cioè meglio di questa prima stagione, scusate, e, e nel prossimo episodio ci sarà la resa dei conti, quindi sapremo se Edo avrà accettato il piano di Sergio. Qual è il piano di Sergio? Meglio, qual è il piano di Kami che ha suggerito a Sergio e che Sergio ha raccontato ad Elide. Nel passato, perché qui attualmente, ora noi siamo tre mesi avanti nel futuro. Eh, e quindi se, se Edo avrà accettato o meno questo piano e cosa avrà comportato questo piano ragazzi. Quindi, se questo episodio vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo, ragazzi, che in descrizione nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi. La programmazione del canale. Ehm. Le playlist, i link al canale dei miei amici youtuber. Mi raccomando, iscrivetevi perché ne vale la pena. Ne vale sempre, ragazzi, la pena. E attivate la campanellina perché solo in questo modo vi arriva una notifica quando ogni volta che noi pubblichiamo comunque un video nei, nei nostri canali. Quindi mi raccomando, ragazzi, campanelline sempre attive. Fatemi sapere cosa ne pensate. Uh, un po' di tutto, cioè, secondo voi, ditemi secondo voi? Quale sarà questo piano? Cosa avrà partorito la mente di Kami? Quindi, cosa vedrete nel prossimo episodio? Sono curiosa di sapere cosa ne pensate. Fatemi sapere se secondo voi Elida è incinta e quale sarebbe la reazione a casa sua, di Edo, ma proprio anche quella di Elide e di Sergio, qualora fosse veramente incinta. Ragazzi, perché chi lo sa! Io vi auguro un fantastico fine settimana. Una buona giornata o una buona serata, seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre, al prossimo, ormai lo sapete bene, sul Soul Simmers. E non...